Piccole donne del 2019 della regista Greta Gerwig ci racconta la storia del libro, dei libri di Louisa May Alcott, quindi Piccole donne crescono, diciamo che è un po' un melting pot di tutta della serie di romanzi scritta dall'Alcott e si concentra sulle vicende delle quattro sorelle, le note vicende delle quattro sorelle, sullo sfondo della guerra di secessione americana. E a firmare questo film è il regista indipendente Greta Gerwig, già attrice protagonista di tanti film di Baumbach e di tanto cinema indipendente americano nonostante la giovane età. Naturalmente bisognerebbe cominciare spiegando perché si è scelta questa versione per la nostra rubrica che parla dei film tratti dai libri. Intanto il motivo più semplice è che si tratta dell'ultima versione, quella che è stata nelle sale cinematografiche più recentemente e quindi la più fresca di visione anche per buona parte del nostro pubblico, sia del cinema di visione che del pubblico di questo canale. Inoltre c'è da dire che tutte le versioni di Piccole donne, almeno le più note, sono degne di nota, nel senso che non scadono mai nella frivolezza e hanno sempre raccontato la storia del narrata nei libri dell'Alcott in maniera delicata e comunque sempre con un taglio diverso. La versione del 33 di Cukor era interpretata da Katharine Hepburn, poi segue quella forse più famosa del 1949 con Liz Taylor e poi arriviamo a quella del 94 dove il protagonista era Winona Ryder. Queste diciamo sono le versioni più note. Questa, oltre ad essere la più recente, è anche una versione molto interessante perché la regista Greta Gerwig, appunto, ha raccontato più volte in maniera implicita ed esplicita la sua biografia in Lady Bird, appunto, ambientato a Sacramento, città della California, da cui lei è letteralmente fuggita alla volta di New York durante la sua giovinezza per inseguire la passione per la letteratura, per la scrittura e per il cinema. Quindi già il fatto che questa regista sia scappata dalla provincia americana, chiamiamola così, anche se Sacramento in Italia sarebbe una metropoli, mentre invece la si può considerare provincia, zona sicuramente non all'altezza di New York o di altre città della East Coast o comunque anche della West Coast, ma più emancipate, più movimentate, più vivaci, diciamo, anche culturalmente. Quindi già questo, diciamo, stiamo parlando di una regista che decide di raccontare Piccole donne partendo da un assunto autobiografico che è quello appunto del sogno della scrittura che vive anche la protagonista Jo, interpretato da, come ho già detto, Saoirse Ronan, che già in Lady Bird interpretava un po' un alter ego della regista. Quindi qui stiamo parlando di una regista e di un'attrice feticcio che già in due film su due interpreta una sorta di alter ego. Inoltre abbiamo il racconto narrativo che è molto fedele a Piccole donne, quindi si tratta di un'operazione molto interessante perché da una parte c'è la trasposizione del romanzo dei romanzi, dall'altra invece c'è anche un'operazione meta cinematografica, meta letteraria. Sarò breve anche perché non si può raccontare nulla del film, perché questo è il classico caso in cui raccontare qualcosa del film equivarrebbe comunque a svelare, per così dire spoilerare la trama, mentre invece basta dire che la costruzione narrativa avviene con flashback. La regista decide di dare la narrazione a una Jo adulta che appunto ripercorre le tappe della sua crescita, le tappe di Piccole donne attraverso appunto le scene del film. Quindi si procede una narrazione per flashback, per strappi, per episodi, si può dire, dove comunque la tematica principale è la difficoltà di queste donne a vivere nell'epoca a loro contemporanea e una sorta di femminismo di fondo che vuole mettere un po' in luce il bisogno di emancipazione di queste donne, tant'è vero che la protagonista è quella che insegue il sogno della scrittura, quindi il sogno della realizzazione di sé tramite l'arte, ed è molto importante questo perché è un tema caro a quasi tutti gli artisti di oggi e di ieri e soprattutto alla regista, alla Gerwig, che ha messo in scena così con Piccole donne molto molto
interessante e autentico dal punto di vista della narrazione, della fedeltà al libro, ma anche molto personale, perché c'è la narrazione per flashback, ci sono alcuni elementi autobiografici della regista e ultimo ma non ultimo, soprattutto c'è da dire che la regista ha reso onore anche alla Alcott, alla scrittrice di Piccole Donne, perché ha inserito anche alcuni elementi biografici della scrittrice, che a sua volta comunque già scrivendo Piccole Donne aveva raccontato qualcosa di sé, quindi Piccole Donne per certi versi era un libro piuttosto autobiografico della Alcott. Quindi non vi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento, arrivederci al prossimo appuntamento e invitarvi appunto a recuperare Piccole Donne del 2019, regia di Greta Gerwig, che ha avuto un bel successo anche a Vestone, insomma abbiamo lavorato bene con quel film, ebbe un bel successo e ha portato in sala appunto un bel pubblico, naturalmente quasi tutto femminile, che mi sembrava soddisfatto per la maggior parte, per non dire nella totalità. Mi sembrava piuttosto contento all'uscita della sala, quindi chi non l'ha ancora visto lo veda e ne tragga poi le proprie conclusioni, appunto perché è un film che secondo me mantiene intatto lo spirito del libro, lo spirito di queste quattro fanciulle, della loro voglia di vivere, della loro voglia di emancipazione sullo sfondo di un'America che in quegli anni stava veramente cambiando volto alla grande. Ciao!